Ben ritrovati qui sulle fonti TV. Dunque, oggi questa giornata, lo ripetiamo ancora una volta, dedicata alla donna, in quanto l'8 marzo, tratteremo di un argomento molto molto delicato, che è quello appunto della violenza sulle donne, cercando appunto di capire quali forme di violenza si possono individuare, non solo quella fisica, ma maltrattamenti possono essere anche di altra natura, come ad esempio maltrattamenti psicologici o anche la cosiddetta dipendenza economica. Una nuova forma di violenza, in realtà riconosciuta almeno come tale, come abuso sulla donna. Ne parliamo proprio oggi con il nostro ospite in collegamento che saluto, l'avvocata Manuela Olivi, presidente Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate. Ben arrivata tra noi. Buongiorno, grazie. Grazie. E dunque, come anticipato un po' io in apertura, parliamo della violenza sulle donne. Questo tema è estremamente delicato, ma ebbene, purtroppo, ahimè, è ancora presente nella società, non se ne può fare a meno che parlarne, insomma, e cercare di capire un po' anche cosa fate voi. Quindi, innanzitutto partirei. Quanti tipi di violenza si possono classificare? Ecco, non esiste solo la violenza fisica. Cerchiamo di snocciolare il problema all'origine, poi dopo le chiedo cosa fate voi. Soprattutto alla casa di accoglienza delle donne maltrattate. Dunque, la violenza è purtroppo un dato presente nella nostra società da sempre. Noi abbiamo scoperchiato un po' il vaso di Pandora. Dal 1986 abbiamo aperto il primo centralino in Italia che a Milano ascoltava le telefonate delle donne, quindi sono 35 anni che lavoriamo su questa realtà. Quali tipi di violenza? La violenza non comincia in genere con un gesto fisico, ma comincia con una forma di subdola volontà di dominio nei confronti della donna. Quindi la si mette in difficoltà rispetto alle sue capacità, rispetto al fatto che possa o non possa fare delle cose, la si condiziona. Quindi quello che noi abbiamo visto è che in tutti i casi di violenza fisica c'è alla base una violenza psicologica che determina una condizione di dipendenza, una condizione anche di paralisi. Molto spesso si dice perché le donne non scappano subito, si è anche detto al primo schiaffo, eccetera, perché non arriva così evidente. Pian pianino si insinua dentro ai rapporti di coppia una condizione di impoverimento della donna, tanto che io dico a volte le donne sono addirittura colonizzate nella loro testa dal pensiero dell'uomo. Quando noi facciamo i colloqui al centro antiviolenza, spesso ci sentiamo dire: ma lui dice questo, ma lui pensa questo, ma lui pensa che io debba fare questa cosa. Ecco, questa è tutta una modalità molto appunto insinuante che comporta poi una forma di non riconoscimento o svilimento delle forze della donna, delle sue risorse, che con il nostro lavoro noi cerchiamo di rimettere in movimento. Quindi il nostro lavoro è quello di un ascolto, innanzitutto, un ascolto competente. Abbiamo tante operatrici bravissime, tutte formate con un corso apposito, e che continuiamo ad operare anche con uno scambio. Quindi nel momento in cui noi abbiamo ascoltato ormai 30.000 donne, anche di più, in tutti questi anni, facciamo un ragionamento tra di noi, uno scambio per dire: ma allora, come possiamo sempre meglio affrontare questa condizione? E da questi scambi sono nate, perché il nostro non è solo un lavoro di servizio, ma è un lavoro che vorrei dire politico, politico nel senso di voler cambiare il mondo, quindi di cambiare anche nel pratico di tutti i giorni la vita delle donne, dicendo alle donne: puoi, noi ci siamo al tuo fianco, non ti giudichiamo, ti ascoltiamo, non ti indirizziamo per strade imposte, ma se vuoi fare una denuncia la facciamo, se vuoi essere sostenuta lo vediamo insieme. Se non sei ancora pronta per uscire da quel luogo, la situazione non è favorevole a te, vediamo come continuare a sostenerti. Quindi veramente una metodologia molto differente da quella che uno si immagina, no? Un servizio, pronti via, come andare dal dottore, ti dà la ricetta. Noi non abbiamo le ricette per nessuna donna, costruiamo insieme alla donna quello che
può essere nel suo contesto specifico, nella sua anche volontà e desiderio, la prospettiva di uscita dalla violenza. Ecco, questo lo facciamo tutti i giorni con tante operatrici, abbiamo sia operatrici d'accoglienza che di ospitalità, perché noi abbiamo anche 7 case a indirizzo segreto con una possibilità di ospitalità per le donne in serio pericolo, almeno per una ventina, di donne. Questo lavoro lo facciamo, ripeto, da 35 anni sul territorio di Milano, e poi esiste anche una rete antiviolenza nazionale che abbiamo contribuito a creare dal 2008, che è Donne in Rete contro la Violenza, dire. Le volevo fare un'altra domanda a tal proposito. Innanzitutto, fortunatamente, ecco, ci sono queste iniziative, ci siete voi, insomma, che date una mano per coloro che ne hanno bisogno, in modo da farle sentire sicuramente accompagnate in questo percorso e meno sole, perché questo poi è anche la paura. Le volevo chiedere il numero di donne che si rivolge a voi nel tempo, da quando avete aperto questa iniziativa, è aumentato o no? Cosa, insomma, il territorio come risponde? Allora, il numero di donne più o meno possiamo dire che è rimasto stabile, anche perché sono aumentate le situazioni, anzi i punti di raccolta delle richieste. A Milano c'è un altro centro antiviolenza che è Cerchi d'Acqua, che è una cooperativa di psicologhe a cui ci si può rivolgere, ci sono degli sportelli presso gli ospedali, quindi diciamo si è moltiplicata nel corso del tempo l'offerta, chiamiamola così. E quindi più o meno siamo sempre intorno alle 1.000 donne che ci contattano tutti gli anni. All'inizio eravamo solo noi e le donne ci contattavano con un po' di timore, perché c'era molta paura a cominciare a dire io sono una donna maltrattata. Anzi, quando arrivavano, ricordo che c'erano donne che volevano proprio togliersi quel cliché della donna maltrattata, e dicevano: sì, io sono venuta qui, però non so se sono propriamente una donna maltrattata. Tanto che noi abbiamo subito pensato che fosse utile scrivere una vera e propria guida di che cos'è il maltrattamento, e quindi è stata una nostra primissima pubblicazione, no? Per dire: se sei in questa condizione, puoi considerare una persona, una donna che sta subendo violenza, e noi siamo al tuo fianco perché tu possa fare qualcosa per uscire da questa condizione. E allo stesso tempo abbiamo però costruito tanti progetti diversi per le donne, per le giovani donne abusate, da ultimo anche quello per le donne migranti che in accoglienza presso SPRAR o CAS non hanno una risposta specifica sulla violenza, e quindi noi le accogliamo. Ma uno dei progetti a cui teniamo tanto è lo sportello sulla violenza economica, che poi si è trasformato anche in sportello lavoro, perché abbiamo verificato che dietro a tutte queste situazioni ci sono delle condizioni di, come si può dire, impossibilità di muoversi a volte in maniera utile, proprio perché non si hanno i soldi per farlo, no? Quindi magari uno pensa, anche i soldi ovviamente condizionano la vita di tutti, in particolare quella delle donne, e quando le donne, pur avendo tantissime capacità di reazione, e quindi a volte ci sono donne che escono di casa veramente con niente, e spesso le ospitiamo quando sono in queste condizioni, però possono cominciare a prevenire una violenza economica che poi, se portata alle estreme conseguenze, le vede più esposte nel momento in cui vogliono uscire da quella relazione violenta. Quindi noi già dal 2006 avevamo scritto una prima guida sulla violenza economica, l'ho presa perché quando ci sono le date, le ricorrenze, no? L'8 marzo, il 25 novembre, parliamo un po' anche della nostra storia, perché ormai facciamo anche un po' parte della storia. E la prima guida diceva: la violenza economica non è il minore dei mali.
E c'era una vignetta di LK che allora ci aveva regalato molto generosamente, che diceva: il maltrattamento economico è difficile da riconoscere. E l'amica risponde: si confonde con i lividi del maltrattamento normale. Quindi era già una prima necessità, questa è stata proprio la seconda guida che noi abbiamo, non so se qui si vede o c'è il riverbero, che noi abbiamo fatto, che parlava di questo, perché appunto è sempre necessario anche con pochi elementi dare alla persona che non si riconosce in una situazione di violenza, invece gli elementi perché distingua esattamente, sappia individuare la situazione in cui è, perché tutto intorno confonde, no? Anche un certo giornalismo che parla solo di violenza nei confronti delle donne quando le donne vengono ammazzate. Quello è la punta dell'iceberg, purtroppo molto grave e molto seria e anche troppo presente, perché più di 100 donne ammazzate tutti gli anni è un numero che non si può sopportare. Se fossero 100 uomini ammazzati dalle donne tutti gli anni, secondo me ci sarebbero già delle task force per intervenire. Invece questa sembra una condizione normale. Allora, quella è la condizione estrema a cui può arrivare il violento, ma noi abbiamo donne che soffrono tutti i giorni e a cui non vengono date le risposte giuste e non sanno neanche in quale a volte situazione si trovano veramente, perché magari vanno in un posto di polizia. Adesso, per carità, non voglio parlare male delle forze dell'ordine che hanno fatto anche loro dei passi importanti di formazione, però gli dicono: eh beh, signora, ma solo per questo, lei vuole denunciare suo marito solo per questo, e magari solo per questo invece è una violenza importante, e quindi c'è bisogno anche di andare avanti sulla cultura, insomma, c'è bisogno di fare veramente una formazione ancora più importante a tutti i settori. Io sono un'avvocata, quindi penso alla giustizia, ma ce ne sono tanti altri, ci sono anche quelli aziendali, ci sono i servizi sociali che hanno necessità di cogliere questi elementi, perché le donne sono dappertutto, ma non sono veramente così in una situazione di pareggio, non voglio dire parità, ma di pareggio, di possibilità di avere gli stessi strumenti che hanno gli uomini. Forse anche direi di essere ascoltate nel modo giusto, nel modo adeguato dall'altra parte, perché bisogna anche mettersi nei panni di chi subisce delle violenze fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche poi. Quindi fare questo sforzo nel rivolgersi a qualcuno e chiedere aiuto, riconoscere che si è in una situazione di difficoltà, quindi dall'altra parte è importante che ci sia appunto questa forma di ascolto, ma anche di comprensione di anche i piccoli segnali devono essere, come lei ha detto, ampiamente ascoltati, perché magari sono la punta di un iceberg, poi dietro in realtà c'è tant'altro. E considerando anche che spesso bisogna ricordare che molte donne, magari poi me lo confermerà anche lei, che si rivolgono ai vostri centri hanno anche un senso a volte di vergogna, di essere come se fossero sbagliato, no? Avessero fatto qualcosa di sbagliato. Quindi tante volte anche questo senso, diciamo, che prova la donna nel chiedere aiuto, insomma, nel diciamo, mettersi a nudo e far vedere quelli che sono, insomma, i suoi problemi in quel determinato momento. Quindi è un momento molto delicato e difficile, ci vuole tanta educazione da questo punto di vista. Poi lei infatti mi ha anche anticipato, ecco, proprio il tema della dipendenza economica, che è una forma di abuso che negli ultimi anni è considerata tale, molto spesso proprio per un retaggio culturale, soprattutto al sud, in particolar modo, si ha magari questo retaggio dove spesso la donna non lavora, ha una dipendenza economica dal partner o dai familiari ed è sotto forma e subisce dei controlli continui, magari banalmente anche a limite di accesso anche alla spesa del conto corrente, dei controlli, quindi sono piccoli segnali che comunque sono forme di abuso, se vogliamo. Certo, sicuramente sì. Tra l'altro dal 2011 la Convenzione di Istanbul, che poi è entrata, diciamo, in vigore anche da noi dal 1 agosto del 2014, nomina
tra le forme di violenza anche la violenza economica e sono tantissime le modalità con cui si può esercitare una forma di violenza economica. Chiaramente la più grave è quando le donne non hanno accesso al lavoro e quindi non hanno possibilità di avere delle risorse proprie, ma anche quando questa possibilità c'è e viene controllata, quindi il fatto di poter fare la spesa, io mi sono sentita dire, non so ormai quante volte, da racconti proprio delle donne, di non poter utilizzare i loro soldi come desideravano, di essere controllate, di avere avuto indicazione dal marito, ma in maniera molto quasi normale, no? Ma perché non facciamo in questo modo? Mettiamo i soldi insieme e poi magari pian pianino, io dico sempre che si costruisce una ragnatela, no? Intorno alle donne, pian pianino si diventa praticamente dipendenti dall'altro, che dice tu non sei capace di spendere bene i soldi, tu non sei capace di fare gli investimenti, quindi me ne occupo io. E tu non sei capace, diciamo, come lo stai zitta, no? C'è il nuovo libro della Michela Murgia, è molto interessante il titolo, lo andrò a leggere. Quello che dicono sempre alle donne, stai zitta, no? Togliendoci la voce. Invece la voce ce l'abbiamo, sappiamo fare tante cose e le facciamo, ma dice tu non sei capace. Ecco, questo tu non sei capace è un'altra di quelle frasi che ci devono fare subito mettere in guardia. Cosa vuol dire tu non sei capace, no? Io ho trovato una professionista in gambissima che riteneva di non poter fare a meno del marito perché l'aveva convinta che lei non era capace neanche di pagare un conto corrente imposta e lei si era quasi convinta anche di questo quando lo ha fatto perché tutte le abbiamo detto: no, guarda che è la cosa più semplice del mondo, questo lo puoi fare. Notare una professionista che esercitava il suo lavoro, che faceva tutto, ma il marito l'aveva condizionata fino a quel punto. E allora ha ripreso sicurezza di sé. Il problema è che le donne, che a mio avviso hanno delle capacità enormi, perché per tutto quello che facciamo mettiamo in moto delle risorse veramente eccezionali, qualcuno le deve convincere che non ce le hanno. Perché qualcuno le deve moderare, no? Bloccare, perché altrimenti questo non si spiega. Allora, il condizionamento culturale è la nostra, diciamo, proprio condanna di troppo tempo. Adesso che abbiamo alzato la voce e quindi non stiamo zitte proprio per niente, da ormai 50 anni non stiamo zitte, perché riconosciamo anche a tutto il movimento femminista degli anni 70 di avere fatto un percorso notevolissimo. Ecco, tutte dobbiamo continuare a parlare, noi che siamo più anziane, che abbiamo fatto quella storia un po', e le giovani che devono continuare a sentirsi forti, a non lasciarsi condizionare da questi dati, soprattutto conservare il posto di lavoro, fare scelte di studi da portarle ad una indipendenza lavorativa e fare quindi insomma una carriera come fanno anche gli uomini che possa soddisfarle, gratificarle e che possa poi quando incontrano l'uomo sbagliato che intende dominarle e che quindi esercita una violenza, perché stiamo attenti, gli uomini non è che sono malvagi, ci sono quelli brutti e cattivi e ci sono quelli buoni. Ci sono gli uomini che hanno introiettato dentro di sé il fatto che hanno un potere e quindi lo agiscono, e quelli che lo agiscono volendo esercitare una forma di dominio che rende penose le condizioni di vita per le donne. Quindi dobbiamo lavorarci molto tutte insieme su questo. E la violenza economica è uno di quei
come si può dire, di quei condizionamenti che partono dal momento in cui o le donne appunto non hanno accesso al lavoro perché per le donne ci sono meno vantaggi dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, oppure hanno figli e viene loro quindi richiesta una viene richiesto di regalarlo il lavoro, quindi di continuare una funzione di cura, come è stato per tanti secoli, che sia così appunto regalata e che possa far venir meno la loro presenza sul mercato del lavoro. Quando tu perdi un anno, 2 anni di presenza lavorativa, o tre, in genere le donne ne perdono anche tre, oppure rinunciano completamente al posto di lavoro, beh, allora lì è un serio problema. Invece dei figli dovremmo occuparcene uomini e donne e prendere quindi congedi molto di più dei 10 giorni a cui siamo arrivati adesso, anche i padri, per essere presenti nella vita dei figli e dividersi gli impegni per i figli, portarli all'asilo, pensare quando sono malati, pensare alle loro situazioni sociali, accompagnarli alle feste, alle cose che fanno, alle attività sportive. Adesso siamo tutti fermi, ma normalmente la vita dei figli comporta un impegno a 360 gradi molto elevato. E beh, è troppo facile delegarlo in assoluto alle donne. Basta tutto questo. E anche noi dobbiamo saperci sottrarre a questa cosa. La ringrazio molto, veramente molto interessante il suo intervento, insomma, come non condividere le sue parole, assolutamente. Quindi ringrazio l'avvocata Manuela Olivi, presidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, lo ripetiamo ancora una volta, di Di Milano. Milano, lo specifichiamo, esatto. Possiamo anche dare il numero di telefono se vogliamo, perché se qualcuno è in ascolto e vuole, a parte ci trovate sui social media o come volete, comunque il numero è 02-5501-5519. E quindi se qualcuno ha bisogno trova gratuitamente tutte le cose che noi facciamo, sono per le donne assolutamente gratuite. Assolutamente sì. La ringrazio ancora una volta e A io voi. ovviamente invito i nostri amici di Le Fonti TV a restare qui con noi. La maratona, come già detto prima, è ancora lunga, per cui restate qui con noi, pochi minuti di pubblicità e rientreremo tra poco in studio. A tra poco.